Vuoi informarti, formarti e orientarti nel caos contemporaneo? Ascolta radionomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org. Bentrovati nel nostro diario di bioetica. Sapete che di qualche giorno fa la notizia di una neonata sopravvissuta a una interruzione volontaria di gravidanza intorno alle 26 settimane di gestazione, il cosiddetto aborto terapeutico, termine evidentemente sbagliato perché non ha nulla di terapeutico, ma solitamente viene chiamato così. Questo chiaramente mette in campo una questione bioetica molto particolare, che è il comportamento da adottare in rianimazione neonatale, in sala parto e in terapia intensiva neonatale. Pensate che in realtà è una questione che sembra molto tecnica, però in realtà fondamentalmente ha all'interno una grande carica valoriale. Teniamo conto di un aspetto, che negli ultimi anni chiaramente le tecniche di rianimazione, come anche l'utilizzo di alcune pratiche che permettono chiaramente il sostegno vitale dei neonati, sono molto migliorate. La questione fondamentalmente è che quando il neonato è molto prematuro, come nel caso delle IVG o anche di un parto prematuro, la rianimazione intensiva potrebbe salvare la vita, ma come dire, causare, come si dice, delle lesioni soprattutto neurologiche, e quindi qui ovviamente scatta subito il discorso della qualità della vita in relazione alla disabilità. Ma andiamo con ordine. Allora, in letteratura, quando si parla di problemi etico-clinici dei reparti di terapia intensiva, si trovano solitamente due espressioni, che sono non inizio e sospensione, quindi withholding e withdrawing. Il non inizio della rianimazione o della ventilazione meccanica alla nascita è appunto la scelta di non iniziare neanche le procedure di rianimazione, e riguarda i neonati considerati grandi prematuri o non vitali alla nascita, o neonati con difetti congeniti incompatibili con la vita, pensiamo a un anencefalo. La sospensione riguarda invece quei trattamenti intrapresi una volta che il neonato è stato portato in terapia intensiva, e sono quei neonati con prognosi infausta a medio o a lungo termine. Allora, possiamo riconoscere, diciamo, una fondamentale differenza nella prassi che segue i due concetti, perché mentre quella del non inizio coinvolge i casi in cui già all'anamnesi della gravidanza prevediamo di trovarci di fronte a un neonato che non sopravvivrà se non qualche giorno dopo la nascita, quindi appunto parliamo di agenesia renale, di anencefalia, verso i quali quindi si applicheranno le cosiddette cure palliative. Nel caso invece della sospensione, diciamo che ad essere presa in considerazione ai fini della scelta non è solo la vita del neonato, ma la sua prevedibile pessima qualità. E allora vedete che qui cominciamo a discostarci dalla clinica. Quindi la domanda è giusto rianimare anche chi prevedibilmente vivrà con una grave disabilità? Questo, dicevo, appunto è legato soprattutto al fatto che oggi, con le tecniche che abbiamo, anche per esempio pensate la somministrazione di surfattante, no? Che è quella sostanza
che viene, cioè che permette lo sviluppo degli alveoli polmonari del bambino quando è ancora in utero e si prevedono appunto dei problemi, quindi bisogna dilatarli in anticipo. E questo, dicevo, ci permette addirittura possibilità di sopravvivenza per neonati di 22-23 settimane, i cosiddetti micropremis, cioè neonati di peso intorno ai 400-500 grammi. Ci sono vari approcci generalmente quando si tratta di decidere queste, di prendere queste decisioni. Solitamente ci si basa su un approccio che viene chiamato statistico, quindi si mette in relazione la settimana gestazionale, il peso e appunto le statistiche sui possibili danni. O sulla presenza di disabilità e si prende una decisione. Capite che però quando noi per esempio parliamo di disabilità e quindi noi troviamo questo termine che appunto in maniera generica, noi stiamo parlando di un mondo perché ci sono disabilità molto diverse tra di loro e quindi andrebbero distinte. Io dico disabilità, in realtà non sto dicendo nulla, anzi sto dicendo tutto e quindi non sto dicendo nulla. Le conseguenze neurologiche, pur essendoci in molti casi dei gravi handicap, no? Come conseguenza della nascita prematura, non sono sempre disastrose. Il punto è che chiaramente vedete c'è dietro un giudizio di valore e quindi c'è un problema chiaramente bioetico. Dicevo ci sono vari approcci, storicamente si faceva riferimento ai tre approcci dell'Husting Center in bioetica e neonatologia, dicevo un approccio statistico, un approccio di attesa fino alla certezza, che è quello più diffuso negli Stati Uniti, dove praticamente si inizia un trattamento intensivo per ogni neonato potenzialmente vitale e lo si continua finché il bambino muoia o decada, si dice, in una tale gravità per cui appaia palesemente non in grado, attenzione, di raggiungere uno standard di vita accettabile. E poi un approccio individualizzato che un po' riassume i due precedenti, quindi avrebbe in teoria il vantaggio di evitare da un lato possibili degenerazioni eutanasiche e dall'altro diciamo forme di accanimento terapeutico. Mi sembra importante segnalare, visto che veramente siamo proprio in un periodo di questo tipo, anche abbiamo visto dei fatti di cronaca relativi a questo paese, il protocollo di Groningen e proprio il concetto di qualità di vita che ruotava attorno a questo protocollo quando Eduard Verhagen nel 2004, parliamo del primario del reparto di pediatria dell'ospedale universitario di Groningen, elaborò appunto questo protocollo per regolamentare cosa? L'intervento per abbreviare la vita dei neonati in tre casi. Primo caso, bambini che non hanno la possibilità di sopravvivere e che moriranno poco dopo la nascita. Secondo, bambini con una diagnosi negativa che sono dipendenti da una terapia intensiva. Bambini, terzo, il punto ovviamente più problematico, con una prognosi disperata e che secondo l'opinione dei genitori e dei medici, c'è scritto, soffrono in modo insopportabile. È proprio questo il caso di neonati che non hanno bisogno di una terapia intensiva, ma che avranno con forte probabilità una qualità di vita ridotta, anche per esempio a seguito di numerose operazioni. Tanto che nell'articolo appunto storico, no, di questa proposta, di questo protocollo, anzi, si citava uno studio effettuato su 22 casi di soppressione della vita di infanti di età inferiore
ai 6 mesi nei Paesi Bassi. In tutti i casi si trattava di neonati con spina bifida e i motivi della soppressione riguardavano la sofferenza e la mancanza di autosufficienza, la mancanza di comunicazione verbale e non verbale, la dipendenza dall'ambito medico per ricoveri e interventi chirurgici frequenti e la previsione di una breve durata della vita. Allora, sintetizzando di molto il problema etico, noi dovremmo chiederci se il medico che si trova a porre fine alla vita di un determinato neonato è nella circostanza di un conflitto di doveri tale da poter invocare la situazione di emergenza, perché se non è così ci troviamo niente meno che di fronte al caso di chi, per eliminare la sofferenza o in questo caso la disabilità, elimina il potenziale disabile con quella tipica soppressione caritatevole che ci ricorda tanto quando Hitler ordinò a Karl Brandt di recarsi in Lipsia per esaminare la richiesta da parte di una coppia di genitori che avrebbe consentito l'uccisione del figlio malformato e che poi, come sappiamo, divenne un vero e proprio programma per l'eliminazione dei bambini handicappati. Allora, bisognerebbe chiedersi se veramente questa sofferenza insopportabile, no? Vedete il linguaggio ancora una volta, può essere un criterio oggettivabile tale da rendersi utile strumento per stabilire chi debba vivere o chi debba morire. Allora, chiudo con una frase, no, di Chesterton, che diceva che la malattia di un tisico può essere una cosa calcolabile e chiara, la felicità di un tisico è tutt'altra cosa e evidentemente non è calcolabile affatto. Vi ringrazio e vi aspetto alla prossima pagina del nostro diario di bioetica. Vuoi informarti, formarti e orientarti nel caos contemporaneo? Ascolta radionomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org.